Santa Maria in Vescovio, il ciclo dei misteri. Comincio questa volta dal ciclo che introduce la passione, quelli della passione e della resurrezione, perché sono i meglio conservati, i più vicini. Ecco la trasfigurazione con questo ambone che è stato addossato subito dopo. E al fianco si vede questa magnifica ultima cena dove Gesù è con i suoi discepoli a mensa. Ma sulla destra si vedono tutti quanti i pani, perché quell'ultima cena è già l'Eucaristia che si prepara per tutti quanti i popoli che verranno per noi. Dopo l'ultima cena c'è il tradimento nel Getsemani, si vede l'enorme schiera dei soldati dietro che incombe e Giuda, brutto, che sfigura la sua propria persona, baciando addirittura il maestro per tradirlo, mentre sull'angolo di sinistra si vede Pietro che sta tagliando l'orecchio del servo del sacerdote e Gesù lo rimprovererà e compirà il miracolo di ridonare l'udito al servo del sacerdote. Qui abbiamo una meravigliosa crocifissione molto originale dove si vede a sinistra la Madonna che sviene trattenuta dalla Maddalena e a destra c'è il centurione che riconosce Cristo con le braccia alzate del credente. E Giovanni che medita, come il Giovanni dell'ultima cena di Leonardo. Giovanni è sempre quello che capisce più di tutti quello che sta accadendo. Ed ecco subito dopo la croce, la risurrezione. Cristo esce dal sarcofago, così è rappresentato, della morte, con il mondo in mano. Lui che è morto, si vedono i segni dei chiodi nei piedi, nel costato, eppure è il Signore del mondo. E i soldati neanche se ne accorgono, il mondo neanche si accorge della novità del cristianesimo, continua per la sua strada finché non viene illuminato dalla grazia. Ed ecco infine l'ultima scena è quella delle donne al sepolcro, e stanno venendo con i loro unguenti, il famoso olio, che serve non più per profumare una donna perché tutti sentano l'odore di quella donna e lei seduca tutti, ma perché sia unto il corpo di Cristo e sia il corpo di Cristo da attirare tutti a sé. Le donne non sono pronte alla risurrezione, l'angelo le avvisa e dentro si vede il sudario bianco che è nel fondo della grotta della risurrezione. Gli studiosi attribuiscono questi affreschi ai seguaci del Cavallini, quindi saremmo alla fine del XIII secolo, 1290 circa, prima di Giotto, ma non c'è un'attestazione certa di questo. Ed ecco qui in alto, sopra quelli dalla Trasfigurazione fino alla Croce, ecco invece i misteri della nascita. Si vede come sempre l'Annunciazione, con Maria che sta pregando, mentre le giunge l'angelo e la luce del Padre dona nello Spirito il Figlio perché si faccia carne. La seconda scena molto rovinata è quella della Visitazione, le due donne che si abbracciano, la madre Giovanni il Battista e Maria. La terza, ancora più rovinata, ma ha dei particolari molto interessanti, è la Natività. Si vede sulla destra in basso Giuseppe che è rappresentato a parte della scena perché non è lui il padre del bambino. E la Madonna, affaticata, potremmo dire, del parto, ma senza fatica, perché nella mandorla è appena partorito, si vede in alto il bambino nella mangiatoia sepolcro con il bue e l'asinello. E poi ecco l'adorazione dei magi, meglio conservata, il mondo intero giunge al presepe dove fino a quel momento c'erano solo ebrei. E la liturgia della Chiesa riconosce nei magi che quel bambino è venuto non solo per gli ebrei, ma è venuto per il mondo intero. Segue poi la presentazione al Tempio. Ecco Gesù che compie le antiche profezie con Simeone e Anna che sono ai due fianchi. Ed ecco la fuga in Egitto. Si intravede l'angelo che guida la cavalcatura. La Madonna e il bambino sono sulla cavalcatura e subito dietro c'è San Giuseppe che segue fedelmente la sua famiglia. Negli altri due dovevano esserci sicuramente la strage degli innocenti, si vede sulla destra nel frammento rimasto Erode che sta indicando di uccidere i bambini e probabilmente nell'ultima Gesù dodicenne al Tempio, mentre in basso dovevano esserci
dopo la risurrezione, probabilmente l'ascensione e la Pentecoste come tradizione. Forse mi ripeto, forse ho sbagliato, ma non importa, il video continua. Qui dall'altra parte, siamo sull'altra parete, qui era il Nuovo Testamento, qui c'è la prima parte, l'Antico Testamento, perché se l'uomo non fosse stato creato non avrebbe senso la salvezza, perché l'uomo è creato. Il primo riquadro è l'unico, non si vede niente che parla della creazione del cosmo, ma poi subito i due riquadri successivi sono dell'uomo e della donna, perché l'uomo e la donna sono ciò che Dio ha fatto di più bello, anche se l'uomo e la donna non ci credono di essere i più belli della terra, anche se poi quando si innamorano per un istante se ne ricordano, la donna esce dal fianco, non dalla costola, cioè non è un osso, l'abbiamo detto tante volte dell'uomo, ma vuol dire che l'unico essere che sta veramente a fianco dell'uomo, i cani stanno sotto, gli angeli stanno sopra, l'uomo e la donna camminano o come una spina nel fianco, come la compagnia vera. Ma ecco che non basta l'amore umano perché c'è il peccato originale. Se l'uomo e la donna non si fidano di Dio, perdono la capacità di amarsi. E questo è il dramma che noi viviamo in ogni tempo, la necessità dell'amore e l'impossibilità di amarci senza ritrovare Dio. Ed è bellissimo l'immagine successiva che si vede, anche se molto rovinata, è il nascondimento. Adamo ed Eva si nascondono, hanno paura, non vogliono essere visti, questa è la caratteristica dell'uomo nel peccato, ma Dio li vede perché li deve rendere più belli nuovamente. E la prima cosa è la cacciata dal paradiso terrestre, che è la scoperta di non essere più al cospetto di Dio, non è una punizione che interviene, ma è la realtà di non essere più nella compagnia, non fidarsi di Lui. Ma l'angelo che li ha appena cacciati chiama l'uomo al lavoro. Il lavoro non è una punizione, ma è il modo della redenzione, così come il parto, cioè la nascita dei bambini, il lavorare, il fare il bene per gli altri, riapre l'uomo alla vita. Nella tradizione cristiana il lavoro e il parto sono forme di salvezza, di bellezza, di benedizione. Ed ecco i due figli, Caino e Abele, che offrono il sacrificio e per questo, poiché sarà fortunato Abele e non Caino, Caino ucciderà il fratello come sempre avviene quando fra due fratelli uno ha fortuna e l'altro la vita gli va male e nasce l'invidia che può giungere fino all'odio e al desiderio di far fuori l'altro. In basso la storia continua con immagini che non sono facili da decifrare, poi vi dirò meglio che cosa sono, finché si giunge al momento chiarissimo che è il sacrificio di Isacco. Ci sono Abramo, l'altare, Isacco e Dio salva quel figlio e la persona più importante è sempre Isacco, non Abramo, perché Isacco è la figura di Cristo. Nessun uomo deve morire perché morirà Dio, il figlio di Dio, per tutti quanti noi. E poi in ben quattro scene si racconta che quello stesso Isacco che viene salvato dà la benedizione perché si giunga fino a Cristo. Qui si vede Isacco oramai vecchio che sta per morire con la moglie che presenta i due figli. La moglie furba da dietro la tenda fa passare il secondo genito, Giacobbe, che si veste con delle pelli per sembrare il primo. Il padre lo benedice. Nel frattempo Esaù è andato a cacciare, si è perso tutto quanto, ha perso la primogenitura per un piatto di lenticchie, come diventerà poi dopo famoso, memorabile, ed ecco che quando arriva la benedizione è già stata data e lui l'ha persa. Immagine chiara della necessità di seguire la fede quando la fede chiama. Rispetto alle storie di Gesù e alle storie della Genesi, stava certamente dinanzi a noi nell'abside, che fra poco visiteremo, il Cristo, la meta, la luce verso cui tutti quanti noi camminiamo, rappresentata ora da questa piccola finestra illuminata e dalla luce architettonica, e dietro la certezza che quel Cristo guida la storia ed è il giudizio che salverà i giusti e punirà le cattiverie fatte dall'uomo. Guai se non ci fosse il giudizio, vorrebbe dire che i cattivi in terra hanno vinto per sempre. E si vede Cristo vincitore nella mandorla, segno di eternità, con le immagini della passione. Si vede a sinistra sotto le sue mani la croce, si vedono la lancia, si vedono i flagelli, intorno tutti quanti gli angeli del cielo e
i santi salvati, per primi alla sinistra la Madonna, alla destra Giovanni Battista, gli apostoli, in basso tutti i santi della Chiesa, il portale che è stato spostato per realizzare il campanile, e in questo lato dovevano esserci poi dopo i dannati nell'inferno, cioè i puniti per il male compiuto in terra. La parte più antica è quella dell'altare, che sarebbe del IX secolo dopo che gli arabi distrussero e devastarono Forum Novum. Questa era la cattedrale di Forum Novum, il foro nuovo. Venne devastata intorno all'850, come vennero devastate San Pietro, San Paolo, Roma, Civitavecchia, Ceri, la Civita di Tarquinia e così via. E i papi tornarono a consacrare la cattedrale dei Sabini, e nelle immagini si vede la Madonna, che è il trono del bambino, con i due angeli, con gli apostoli Pietro e Paolo a destra e a sinistra, e l'apostolo Giovanni ancora più a destra, e in basso il luogo delle sepolture dei tre martiri venerati in questa chiesa. Ecco la cripta, perché sempre la chiesa, l'altare, è costruito sopra i corpi dei santi. Qui era la mensa dell'altare sotto i corpi dei santi, e si vede la trasfigurazione con a destra Mosè con le tavole della legge, a sinistra Elia e al centro l'agnello Cristo. Tutta la storia veterotestamentaria nella visione cristiana è orientata a riconoscere il Cristo, il Signore, il Salvatore. Ai lati dell'altare si vede la croce, da cui nascono i frutti della vita, e tutta la natura, tutto il creato, viene a ricevere cibo da quella croce. La vita nasce lì. La Madonna quattrocentesca, che è venerata nel santuario, forse copia di una Madonna più antica, ha il bambino che porta sul libro: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai avuto la lode, questo mistero del figlio che porta la vera lode di Dio. E tutto intorno è la vite, tutto intorno nasce il vino, che è il vino che noi beviamo, il vino buono, perché il male viene dal cuore dell'uomo e non viene da una bevanda quasi che fosse impura, ma il vino dell'Eucaristia, il vino della bevanda e del cibo che ci danno la vita eterna. Sempre Santa Maria di Vescovio, ecco il meraviglioso campanile e l'ingresso. E qui l'iscrizione che dice Ecclesia Cathedralis Sabinorum, la chiesa cattedrale dove c'è la cattedra, dove siede il vescovo dei Sabini, ancora il campanile, e guardando sulla sinistra poi andremo a vedere dove sono i capannoni, lì era Forum Novum, la città che venne distrutta dagli arabi, dai saraceni, intorno all'850, e solo dopo il risorgere, dopo l'anno 1000, venne ricreata la cattedrale Santa Maria di Vescovio, appunto del vescovo proprio, ma già l'altare sulla tomba dei martiri era stato risistemato dai papi dopo la distruzione dell'850, tra l'850 e il 900 d.C. Ecco lo scavo di Forum Novum, la città che venne appunto saccheggiata e distrutta dai saraceni, cioè dagli arabi musulmani nel IX secolo, intorno all'850. Qui si vede la piantina e in questo punto è l'odierna chiesa, e qui dei resti della città. E se noi ci giriamo indietro rispetto allo scavo, ecco che rivediamo dalla prospettiva opposta la cattedrale di Vescovio, appunto la sede del vescovo. È interessantissimo che nella casa subito dietro sia venuta negli anni 60 Maria Grazia Mara, famosa professoressa della Sapienza di Roma, che era dell'Istituto Teresiano. Venne qui per fare una tesi sul passaggio fra gli edifici pagani e gli edifici cristiani, e si innamorò di questo posto e di fatto il vescovo gli dette le chiavi in mano di questo posto, che era assolutamente abbandonato, diruto, e lei cominciò a occuparsi
questa casa, che fu questa che si vede subito dietro, che fu anche casa di formazione di tutti i catechisti al tempo dei primi catechismicei, poi fu casa di teologia per laici, eccetera. E poi in tempi recenti la casa romana di Maria Grazia Mara è diventata, quando è morta Sofia Cavalletti, la casa dove è confluito tutto il materiale della catechesi del Buon Pastore ed è proseguita la serie dei corsi della catechesi del Buon Pastore, mentre qui si fa sempre formazione dei laici qui a Vescovio. Da questa parte si vede meglio la zona più scavata dell'antica Forum Novum, ma tutto intorno a noi si vedono dei resti archeologici e possiamo immaginare la città che appunto poteva essere qui finché non ci furono gli attacchi, non aveva bisogno di protezioni e perché non c'erano gli attacchi, una volta che venne saccheggiata si dovette trasferire poi la sede in luoghi più alti e più facilmente fortificabili.